Ciao ragazzi, rieccomi e che dire, come al solito ho dei progetti per il canale che non riesco mai a portare avanti, però mi sono un attimino fatta viva con questo video, semplicemente dirvi che ci sono, anche se il canale è completamente in silenzio e anche la mia presenza su YouTube è veramente rara, cioè ho seguito pochissimi video, diciamo da dicembre ad oggi, ho messo pochi commenti, anche se ne ho guardati poi alla fine, ho cercato di tenermi un attimino al passo con il vostro andamento, insomma, sui vostri canali. Poi quando ho visto per esempio che sono passati 2 mesi e non mi ritornava la voglia di creare, mi sono proprio voluta allontanare sia dai gruppi, dai blog, perché cioè, rimanevo sulle cose, letture utili per altre cose, ma a livello creativo cercavo di non seguire perché mi memorizzavo, mi mettevo nella playlist i tutorial, mi salvavo le fotografie. Mi sono ritrovata alla fine sul computer un casino di cose che avrei voluto fare, ma non riuscivo a partire, non riuscivo a sedermi lì con le perline in mano, non mi veniva voglia, ho abbandonato pure proprio le cose che avevo fatto io, ho fatto giusto dei capuccioni in resina, dei bottoni per un'amica che me li ha richiesti, li ho spediti proprio stamattina e quindi niente. Più che altro sono andata così, come seguendo l'umore, insomma. Dovevo caricare alcuni tutorial di Zentangle, e niente, sono rimasti lì, da montare e non lo so quando riuscirò. Che ho fatto in tutto questo tempo, quindi niente, presa da altre cose, altre passioni, su cui forse su una nuova passione di questa forse vi farò qualche video. Vi dico solo una parola, fervida. Chi di voi è su FB potrebbe cercare un gruppo che si chiama Microorganismi Effettivi di Stefano Abruzzese. E diciamo che mi ha preso parecchio questa nuova passione, però diciamo che non è solo questo che mi ha tenuto lontano ovviamente. Di fondo è che ho avuto un altro stop nell'ispirazione creativa, per cui non ho fatto praticamente niente, se non quest'inverno un'altra coperta all'uncinetto, coperta diciamo una mezza cosa fra plaid e coperta, perché anzi ce l'ho qua. Perché avevo scambiato delle lane col baratto su un nuovo gruppo Google che si chiama Barattiamo Creativamente, fondato da Daniela Spiriti, che ha un blog d'ecoriciclo, mi sembra, si chiami, questo blog suo, e avevo scambiato delle lane con un'amica del gruppo e ho praticamente fatto questa caldissima coperta multicolor come altre, perché praticamente è il terzo inverno, cioè il terzo inverno che faccio la terza coperta, cioè, quindi volevo farla per il lettino di mia figlia, invece poi niente, mi sono un attimino fermata perché la lana scarseggiava e non ne volevo comprare altra. Aspetto insomma di trovarmi appunto il baratto e il baratto è stata un'altra delle cose che mi ha preso parecchio tempo perché sono diventata diciamo un attimino un punto di riferimento per i gruppi di altre città facendo un gruppo qui nella mia città e per adesso siamo solo quattro, però questa cosa insomma va progredendo e mi piace tantissimo, insomma, anche se io con la mia solita fortuna, ho beccato un corriere che cioè, mi viene il nervoso ogni volta che devo consegnare un pacco. E se devo dire,
qualcosa di nuovo, non vi posso dire di aver fatto niente di nuovo, tranne appunto i fervida. E, per il resto ho passato il tempo un attimino fra sistemare qui la casa e, diciamo più o meno adesso siamo sistemati, cioè giusto da mettere a posto qualcosa fuori perché c'è un grosso terrazzo a L e quindi con delle vasche dove piantare cose, con le vasche di terriccio e non so che altro dirvi se non che mi fa piacere vedere che continuano a iscriversi persone al canale e ogni volta mi chiedo, io non sto facendo video, perché si iscrivono? Beh, non lo so, credo che andando a ritroso nei miei video probabilmente trovino qualcosa di utile, quindi sono contenta comunque di trasmettere la voglia di seguirmi. Io avevo fatto l'ultimo video era quello sul presepe dell'albero natalizio, che sinceramente vorrei tanto togliere dal canale perché faceva letteralmente pena, l'ho fatto praticamente in 5 minuti ed era proprio giusto per farmi presente a Natale, ma sinceramente era meglio se non facevo. Però niente, insomma, un pochino per dei mesi mi vedete sempre a cucù. E vorrei farvi un video anche su degli acquisti che ho fatto a livello di farine particolari, di prodotti, come dire, salutistici, però non so se possono piacervi, se insomma il canale va un attimino poi diramandosi, anche se come avete visto in un video di non mi ricordo quando, io ho detto che praticamente avrei già voluto cambiare direzione al canale, non lasciarlo solo creativo e quindi caricare altri video di tutto un po'. Quindi probabilmente succederà perché alla fine in questi momenti di pausa creativa finisce sempre che poi lo mollo lì il canale, quindi forse è meglio fare un tag, un video acquisti, un videoblog che non ho mai fatto, che piuttosto che lasciare tanto silenzio, insomma. E con questo vi saluto, ringrazio appunto i nuovi iscritti, i vecchi iscritti. E non vi anticipo quale sarà il prossimo video, quando lo farò, perché tanto è inutile. Ogni volta che lo dico, poi insomma non riesco a concludere, a portare a termine le cose. Io vi lascio e ci vediamo al prossimo. Ciao!